e la possibilità di andare ad acquistare vaccini presso altre aziende, posto che, come ben sapete, c'è un condizionamento e c'è un contingentamento di mercato per quanto concerne Pfizer, Moderna e AstraZeneca, che sono vincolate da un contratto stipulato con la Comunità Europea che non gli consente di poter stipulare nuovi contratti con chiunque sia, non semplicemente con altri enti pubblici, ma anche con privati. Quindi sarà necessario verificare la fattibilità che allo Stato potrebbe sussistere, posto che non c'è nessun vincolo o impedimento a livello europeo che impedisca a un singolo o anche a una regione di poter accedere a un contratto di forma autonoma e fuori dai canali previsti dalla Comunità Europea. L'unico vincolo immediato che ci viene è che se io dovessi acquistare presso un fornitore diverso dai tre che sono già stati autorizzati da EMA e da AIFA, sarebbe necessario dopo l'acquisto che la ditta produttrice provvedesse a ottenere le autorizzazioni previste per la commercializzazione o meglio per la distribuzione sul territorio nazionale. Comunque questo è un discorso di là a venire. Nei prossimi giorni avrò dei contatti anche con membri della Comunità Europea per approfondire l'argomento e vedremo quale possa essere la soluzione. Per quanto riguarda gli approvvigionamenti, io cedo la parola al dottor Coccolo che vi potrà dare indicazioni più dettagliate e precise su quella che è la situazione e che ci consente di affrontare in tranquillità la vaccinazione nei prossimi giorni. Grazie. Grazie, grazie Assessore, grazie Dottor Rinaudo. Brevissimo, due considerazioni sul vaccino Pfizer che è giunto in queste settimane. Noi abbiamo un utilizzo di questo vaccino di circa il 95% e quindi noi lo utilizziamo tutto e non abbiamo, diciamo così, delle scorte di magazzino, questo al fine di accelerare il più possibile la vaccinazione, in quanto abbiamo avuto rassicurazioni formali e anche speriamo sostanziali delle prossime consegne, in particolare di Pfizer. Nella settimana prossima dovremo avere 53.820 dosi e nella successiva settimana, cioè l'ultima settimana di febbraio, un po' meno di 51.480 dosi, quindi oltre 105.000 dosi di Pfizer. Analogamente, AstraZeneca viene consegnato secondo quanto è stato schedulato, anzi con un anticipo, in quanto in questa settimana sono state consegnate 17.800 dosi che hanno costituito la prima dotazione per la vaccinazione delle forze dell'ordine e nella giornata di domani arriveranno ulteriori dosi, 20.900 per la precisione, e nell'ultima settimana del mese 51.500 dosi. Analogamente, domani, come già accennava l'assessore, dovrebbero arrivare 11.100 dosi di Moderna che sommate a quelle della settimana successiva, cioè la settimana del 22, dove sono previste 39.900 dosi, dovremmo avere 51.000 dosi. Per noi in questo momento è essenziale poter disporre dei tre vaccini, in quanto i tre vaccini, come ricordato, hanno dei bacini di utenza differenziati in funzione di target e quindi per attuare il nostro programma è indispensabile che le forniture arrivino nella programmazione prevista in modo tale da poter soddisfare a tre esigenze. Una, quella della chiusura della fase 1A e 1B, che è la fase dei sanitari e dei sanitari allargate.
e iniziare la fase 1C, che è quella degli over 80, parallelamente portare avanti la vaccinazione delle forze dell'ordine e del personale scolastico e universitario. Questo col vaccino AstraZeneca. Quindi noi giochiamo su questi tre fronti e sperando che le consegne avvengano sempre con regolarità e soprattutto nel mese di marzo ci sia un incremento nelle consegne tale per cui riusciamo ad aumentare la nostra capacità vaccinale. Ad oggi stiamo rallentando la nostra capacità perché non abbiamo vaccini. Noi abbiamo raggiunto un massimo di circa, abbiamo superato i 10.000 vaccini giorno, ma potremmo raddoppiare tranquillamente questo target se avessimo i vaccini. Detto questo. Grazie dottor Coccolo. Io adesso passerei a degli aspetti più tecnici di gestione. Incomincerei dalla gestione della vaccinazione sugli anziani, sugli over 80, quindi partiamo prima dal personale scolastico. Benissimo. Mi correggono, partiamo dal personale scolastico. Dottor Presti, prego, si accomodi e ci darà i dettagli dettagli più approfonditi su quello che è la logistica della vaccinazione del personale scolastico e successivamente magari la dottoressa Gaveglio poi successivamente farà vedere il portale in cui il personale potrà preaderire alla vaccinazione. Prego, dottor Presti. Grazie. Allora, mi ripresento, buongiorno a tutti. Come è stato presentato bene dai due commissari, dottor Rinaldo e dottor Coccolo, oggi il piano vaccinale ci permette di iniziare a vaccinare il personale scolastico e universitario. Il tema scuola è molto importante, come sapete, perché è stato molto attenzionato durante il periodo del Covid, durante la pandemia. Grazie al lavoro del CSI dell'assessorato, oggi possiamo presentare quella che sarà la piattaforma che da lunedì 15 potrà essere utilizzata, ripeto, da tutto il personale scolastico docente e non docente, personale universitario e anche il personale dei sistemi e servizi educativi della Regione Piemonte. È molto semplice, basta accedere al sito ilpiemontetivaccina.it. Il sito è fruibile sia a livello di smartphone, di tablet, del proprio desktop. Con pochi passaggi basta inserire il proprio nome e cognome, tessera sanitaria, codice fiscale, si aderisce alla campagna vaccinale. Adesso vediamo appunto le persone, gli utenti che accederanno, troveranno questa prima home page, dove appunto si spiega che la campagna vaccinale in questo momento è rivolta a questo personale scolastico. Ed è possibile per noi far aderire tutto il personale scolastico al di là dell'età. Questo è un aspetto importante. Come è stato prima ricordato, noi ad oggi ci rivolgiamo ovviamente per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca al personale scolastico universitario under 55, ma è possibile tramite la piattaforma aderire anche per le persone over 55. Quindi importante essere assistiti in Regione Piemonte. Cosa significa avere il proprio medico di base all'interno della Regione Piemonte per poter aderire? Non è possibile aderire per le persone che invece presentano delle patologie. Ci sarà un elenco di patologie che invece esclude la possibilità di aderire perché, come sapete, il piano vaccinale nazionale, quello regionale, prevede che per questo target di popolazione invece rientrino in fase 2. Come avete visto, diciamo, l'attivazione dei dati è molto semplice. Al termine del caricamento l'utente riceverà una conferma tramite SMS e email e quindi vuol dire che l'adesione è andata a buon fine. Noi da venerdì 19 febbraio inizieremo la prima inoculazione e cosa significa? Che la persona che ha aderito riceverà tramite SMS o via email l'appuntamento a cui recarsi per sottoporsi alla vaccinazione. Come vedete è un sistema molto semplice, passatemi il termine smart, rivolto appunto alla popolazione in questo senso scolastica,
Crediamo che l'obiettivo anche di questa conferenza tramite i media è quello di poter divulgare il più possibile questo tipo di servizio. Ci permetterà anche di dimensionare correttamente, ovviamente in termini di pianificazione, il personale scolastico, docente e non docente universitario, e ci permetterà appunto di iniziare, in base anche alla disponibilità delle dosi, di diciamo, vaccinare questo target molto importante, come sapete, come ho detto all'inizio. Io, Assessore, dal punto di vista della presentazione dell'app, direi che è sufficiente. E per quanto riguarda appunto la pianificazione e l'organizzazione, anche qui saranno utilizzati i punti vaccinali che sono stati individuati dalle strutture commissariali. Come vi dicevo, chi si aderisce riceverà fondamentalmente l'invito e la convocazione a presentarsi. Esiste poi invece la possibilità per chi non ha il medico di famiglia all'interno della Regione Piemonte di poter aderire, ma tramite il proprio istituto scolastico o università. Ma ripeto, una percentuale sicuramente inferiore, ma abbiamo permesso ovviamente di aderire anche a questo tipo di target di popolazione. Come vedete, quindi riusciamo a coprire l'intero popolazione del personale scolastico pubblico e privato. Questo è anche un altro dato importante. Benissimo. Sì, sì, dal 15 il Piemonte ti vaccina, la piattaforma sarà online, quindi sarà possibile accedere tramite l'indirizzo dal 15 febbraio. Grazie, dottor Presti, è chiarissimo. Sottolineiamo allora il Piemonte ti vaccina, il sito dove potete accedere. Tutto il personale scolastico, anche over 55, può registrarsi, tutto lo ricordiamo, che è un fatto, eccetto quelli che presentano delle patologie, anche sul sito potete ritrovarle, e che quindi devono essere poi trattati diversamente. Ma tutto il personale può registrarsi, al momento partiranno gli under 55, ma noi confidiamo sul fatto che venga estesa anche fino ai 65 anni la possibilità di vaccinare col vaccino AstraZeneca. Quindi vi invitiamo dal 15 a registrarvi e procederemo dal 19 a effettuare le vaccinazioni sul personale scolastico e sugli di ogni categoria, quindi docente e non docente. Adesso passerei ai dettagli sulla vaccinazione dei nostri anziani, degli over 80, che come abbiamo spiegato prima saranno inseriti nel sistema dai medici di base, ma questi dettagli me li spiegherà il dottor Vignale, che si occupa specificamente di questo. Prego Gianluca. Grazie Assessore, grazie ai commissari per il lavoro che è stato svolto in queste settimane, devo dire anche grazie al CSI. È molto semplice, un po' come diceva prima il dottor Preste rispetto alla prenotazione per il personale scolastico. Intanto parte lo stesso giorno, quindi lunedì la prenotazione si può fare sia per il personale scolastico che per gli over 80. Per gli over 80 però c'è una differenza che è sostanziale: non dovranno andare su un'app o su un sito, ma dovranno semplicemente recarsi dal proprio medico di medicina generale per una preadesione. È stata creata, come potete vedere, questa schermata, che sarà quella che vede il medico di medicina generale, all'interno del quale vede il nome e il cognome, può inserire il cellulare, una mail, non necessariamente dell'assistito, ma può essere anche di un familiare, di una persona fidata, perché ovviamente non tutti hanno la possibilità di avere lo strumento oppure di essere in grado di seguire la prenotazione. In modo molto semplice, come vedete in alto a sinistra, vengono selezionati tutti coloro i quali sono nati nel 1941, quindi anche chi oggi avesse 79 anni e qualche mese e non avesse ancora compiuto l'80esimo anno di età, per semplificare la modalità di procedura, può preaderire per la vaccinazione. Il medico quindi sceglierà adesso gli over 80, perché adesso gli over 80? Perché come sapete nelle fasi successive la campagna continuerà da 75 a 79, da 70 a 75, quindi la piattaforma è già predisposta anche per le fasi successive. Il medico dovrà indicare se la persona è trasportabile oppure no.
e qualora non sia trasportabile, poi vedremo le modalità di vaccinazione a domicilio, e poi può indicare una priorità. La priorità è alta o normale, cioè nel caso in cui evidentemente stiamo parlando di persone over 80enni, per cui sono tutte persone, ce lo dicono anche le statistiche sui decessi, che necessitano della vaccinazione, ma come ricordava prima l'assessore Cardi, come Regione Piemonte non era un obbligo ministeriale, si è ritenuto opportuno introdurre una priorità che desse precedenza alle persone che sono a maggior rischio. Quindi il medico può indicare la priorità alta piuttosto che quella normale e semplicemente salva. La piattaforma però garantisce anche al medico di verificare lo stato dei suoi pazienti, per cui ha la possibilità di verificare chi ha già effettuato il vaccino, e andando sullo stato di vaccinazione può verificare se ha fatto, se è prenotato, se ha fatto il primo appuntamento, se è stato vaccinato, se ha fatto il secondo appuntamento e quindi anche la seconda dose, oppure andando sull'altro tab che c'è in alto può vedere quelli ancora da vaccinare, quindi un po' alla volta può verificare, ed è ovviamente utile anche per noi, può verificare invece quelli che ancora devono recarsi dal medico di base per vaccinarsi. Diventiamo l'ultima slide, che è quella relativa alle modalità di prenotazione, quindi come vedete le persone vanno dal medico di medicina generale, i dati vengono trasmessi sul database della preadesione. A oggi sono stati individuati 97 centri vaccinali che andranno ad aumentare, che sono un numero maggiore rispetto ai centri vaccinali del personale scolastico o quelli oggi esistenti, perché evidentemente, prevedendo di spostare autonomamente o meno persone con più di 80 anni, si è cercato, abbiamo chiesto, la Regione e l'assessorato hanno chiesto alle ASL di individuare quanti più centri vaccinali possibili per farlo vicino alle abitazioni. E quindi in questo caso si prenota l'assistito, che riceve a casa un SMS, una mail o tutte e due, si reca alla prima vaccinazione, esce con in mano la data della seconda vaccinazione, in questo modo si conclude. Invece, diverso per i pazienti over 80 non trasportabili, i distretti delle ASL, di concerto con o chi ha già una misura di assistenza o l'assistenza domiciliare integrata, l'assistenza domiciliare programmata, o i medici delle USCA, o gli infermieri di comunità laddove assunti, e il personale delle ASL si recano con il medico di medicina generale a domicilio per la vaccinazione. Quale sarà il ruolo dei medici di medicina generale? Estremamente importante, non soltanto nella modalità di preadesione, perché eviteremo l'afflusso che vi è stato in altre regioni con degli imbuti nei primi giorni di decine di migliaia di persone, ma perché assisterà il proprio paziente o quello di un altro anche nell'attività vaccinale. Quindi mettendo al centro il medico di medicina generale rispetto all'attività vaccinale. Grazie dottor Vignale, benissimo. Intanto grazie a tutti, perché siete stati estremamente sintetici nonostante, insomma, la complessità del lavoro che c'è dietro questa presentazione che voi avete visto, e io ringrazio tutti davvero di cuore per quello che avete fatto, in particolare il CSI, che in tempi record ha realizzato piattaforme, collegamenti e anche integrazioni con i software di gestione vaccinale della Regione Piemonte. Quindi direi che il quadro che possiamo darvi è quello di una regione che è pronta a vaccinare il personale scolastico, è pronta a vaccinare gli over 80, tutto sta procedendo la vaccinazione delle forze dell'ordine, insomma, compatibilmente con tutte le dosi che arriveranno, noi faremo il massimo possibile per dare un servizio efficiente ai piemontesi.
Io credo che si possa... Presidente, non riesce a collegarsi. Dato, partiamo. Ecco. Analisi e dimostrazione. Di... Non riesce. Andiamo con... Va bene, allora se... se... Quindi magari andiamo solo un attimo se si collega. Intanto vi ricordo che questa, diciamo, questi software, tutta questa piattaforma che è stata creata, questi strumenti, queste modalità operative saranno applicati oltre che per la fase 1B, 1C che prevede la vaccinazione degli anziani e questa iniziale fase 3 col vaccino AstraZeneca, saranno utilizzati proficuamente anche per la fase 2, cioè per tutte quelle persone tra i 60 e gli 80 anni, e per la fase 4 per la restante popolazione. Mi dicono che il Presidente non riesce a collegarsi, io passerei quindi alle domande, nel frattempo se si collega, insomma, daremo lo spazio di intervento al Presidente. Grazie. D'Agostino. Sofia, sei collegata? Sì, buonasera, grazie. Volevo fare un paio di domande velocissime, vi ringrazio molto. La prima è questa. Mi risulta che in alcune ASL piemontesi sia già iniziata la vaccinazione ai professionisti e operatori in ambito sanitario, cioè la fase 1B. Mentre in altre ASL, per esempio la mia di riferimento, non è ancora iniziata e ci sono molti professionisti preoccupati perché alcuni non stanno lavorando in attesa del vaccino. Volevo capire perché questa disomogeneità tra le ASL e se si può capire quando inizieranno, anche dove non sono ancora in corso. La seconda domanda era solo capire, per le vaccinazioni over 80, allora è la persona interessata che deve recarsi dal medico, perché nella prima presentazione ricordo che era il medico che doveva contattare l'over 80. Infine, vi chiedo solo un'altra cosa, e cioè nel momento in cui AstraZeneca farà dei rifornimenti più sicuri e anche più cospicui, se si può pensare di venderli in farmacia come per il vaccino anti-influenzale. Ti rispondo io su queste tre sì. questioni. Grazie. Scusi, sono interrotto. Ha finito? Sì, grazie. Ah, perfetto. Guardi, sulla disomogeneità a livello aziendale nella somministrazione del vaccino, credo che qualche piccola differenza sia più che altro fisiologica. Poi, se ci sono dei problemi diversi, a noi non risulta che ci siano delle diversificazioni così significative, però se mi dai riferimenti più precisi facciamo degli accertamenti. Tuttavia le ASL hanno avuto tutte la stessa indicazione procedurale, quindi devono procedere nella fase 1B della vaccinazione del personale sanitario, così come indicato non solo dalla struttura commissariale nazionale, ma anche dal nostro DIRMEI, e quindi non deve succedere che ci sia un'eccessiva disomogeneità. Un unisono è sostanzialmente impossibile. Per quanto riguarda invece la seconda questione, i medici di medicina generale saranno loro direttamente a fare la prenotazione senza necessità che l'anziano si rechi dal medico. In caso, lei, faccio presente che noi parliamo di vaccinazione agli assistiti, che sono una cosa diversa rispetto ai residenti. Può essere che ci sia del personale, delle persone che non sono, come nel caso del personale scolastico, non residenti, allora in questo caso vanno alla scuola, ma sono casi limite i casi in cui l'assistito non coincide col residente. In linea di massima l'anziano non deve andare da nessuna parte, lo prenota il medico. Ah, prego, prego. Allora lasciamo la parola al Presidente. Ma vorrei fare una domanda.
Prego, faccia pure, Presidente. No, volevo soltanto, scusatemi se mi collego dall'auto, ma non ho potuto attendere l'avvio della conferenza stampa in presenza, e quindi volevo soltanto salutare tutti i rappresentanti dei giornali, del mondo dell'informazione che sono presenti o collegati, e salutare e ringraziare tutto il nostro staff, il commissario Coccolo, il commissario Rinaldo, te Luigi, i nostri due responsabili del piano scuola, il dottor Presti, e del piano over 80, il dottor Vignale. Come vedete, abbiamo voluto fare questa conferenza stampa perché volevamo trasmettere anche in modo molto chiaro quali sono le modalità di accesso per la preadesione dei vaccini. Vi hanno già spiegato tutto, pertanto non sto a ripetere, però come avete visto è proprio un sistema molto facile, molto immediato, anche perché noi abbiamo scelto come Regione Piemonte per gli over 80 di avvalerci della collaborazione dei medici di medicina generale, che voglio regalare, che voglio ringraziare, e pertanto abbiamo voluto mettere a disposizione un sistema che fosse davvero immediato nella sua compilazione, quale da lunedì, come vi hanno detto, da lunedì 15 i medici di medicina generale del Piemonte potranno raccogliere le preadesioni, trasmetterle all'azienda sanitaria, al sistema che le trasmette all'azienda sanitaria competente, che poi parte con l'invio della prenotazione vera e propria, con luogo, dato che abbiamo potenziato i punti vaccinali che da 60 sono diventati 100. Ho voluto raggiungere più zone del nostro Piemonte, e soprattutto vi chiederei soltanto la cortesia di spiegare che le 80 del Piemonte non hanno da fare nulla in particolare, come diceva bene Luigi, verranno contattate dal proprio medico di medicina generale, o nel caso volessero possono contattare il loro medico di medicina generale e anticipare la loro volontà al vaccino. E il punto è questo da lunedì, di modo che il sistema poi sia operativo a raccogliere le preadesioni, e dal 21 inizieremo ad inoculare. Stessa cosa abbiamo fatto per la scuola, avete visto un sistema di un'applicazione molto facile, molto immediata. Utilizzeremo le categorie. Oggi parte il personale scolastico, bene ricordarlo, dall'infanzia fino all'università, tutti gli insegnanti, tutti i bidelli, tutto il personale ATA, e qui siamo più rapidi perché da lunedì si possono preiscrivere e da venerdì 19 si inizierà a inoculare all'interno delle aziende. Quindi un sistema, come noi vogliamo sempre segnalare, che è molto impostato con chiarezza, che ha una tempistica ben precisa, che ha un cruscotto, così lo chiamiamo, che è quello che ha in mano il commissario Coccolo adesso, il cruscotto vaccinale, che noi abbiamo sotto mano ogni giorno e che ci permette di vedere azienda per azienda quanti inoculati, con quale tipologia di vaccino. Quindi l'esercito è pronto, è operativo. Naturalmente siamo figli delle consegne romane, e questo è il limite che tutti i piani regionali hanno, perché evidentemente un ritardo vuol dire una rimodulazione anche dei nostri piani, ed è il motivo per cui anche oggi ho incontrato il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gai e abbiamo proseguito nel lavoro predisposizione del sistema per la ricerca autonoma dei vaccini. Il commissario Rinaldo, che voglio ringraziare, ha predisposto la lettera a firma sua, di Cardi e mia, che è già arrivata a SCR. SCR ha un mandato a ricercare sul mercato internazionale 3 milioni di pezzi, perché questo è il valore più o meno indicativo che è emerso dalle riunioni con le Camere di Commercio. Naturalmente è un mandato conoscitivo, però che mette già a disposizione un'indagine di mercato per individuare quali vaccini a quale prezzo. Questo è il motivo per cui abbiamo scritto a Draghi. Noi siamo sabaudi, ci muoviamo nel rispetto delle regole, quindi informiamo il governo dei nostri passaggi, ma rivendichiamo con forza questa possibilità parallela di vaccino attraverso un autoapprovvigionamento regionale per le aziende, lo specifico per le
aziende, per i lavoratrici e per i lavoratori del Piemonte, perché prima mettiamo in sicurezza anche le lavoratrici e i lavoratori, prima il prodotto interno lordo della nostra regione, che poi vuol dire i posti di lavoro della nostra regione, possono essere messi in sicurezza. Quindi ci muoviamo e andiamo avanti con determinazione e con impegno, e grazie a quanto voi continuate a fare, farete per dare la comunicazione più chiara possibile, perché il vaccino è il futuro, fortunatamente è già anche il presente per alcuni milioni di cittadini del mondo che hanno già iniziato ad averlo, ma noi non vogliamo perdere neanche un minuto, e soprattutto non stiamo ad aspettare Roma. Questa è la nostra situazione. Io ho raccolto anche le perplessità dei sindacati per questa iniziativa. Io non posso e non devo stare ad attendere i tempi romani. Devo rispettare i tempi romani, ma se c'è una via, un meccanismo nel rispetto delle norme che mi permette di individuare un sistema di autoapprovvigionamento, lo devo percorrere, perché il vaccino è l'unica vera arma che ci fa uscire da questa crisi. Vi confermo infine, come già fatto nei giorni scorsi, che è in corso il CTS nazionale, stanno per dare la pagella 39 alla nostra regione, siamo fiduciosi della permanenza in zona gialla con un RT a 0,92, con i posti letto tutti in soglia. Avete visto che l'altro ieri siamo scesi sotto la quota simbolo di 2.000 posti letto occupati di terapia ordinaria, e quindi abbiamo cotto, come si dice, cioè che non ha situazioni di particolare allerta segnalate, ma richiamiamo la prudenza per tutti e per tutti quei piemontesi che lunedì mattina avranno la gioia di rimettere gli sci ai piedi, perché noi ci chiamiamo Piemonte e la passione dello sci per noi è un lavoro, è una fonte di ricchezza, ma è anche un amore per le nostre montagne. Dico, viviamo gioia questo momento, ma visto che è un frutto di grandi sacrifici, viviamolo tutti con grande prudenza. Oggi ho sentito il ministro Lamorgese, abbiamo richiesto il potenziamento del controllo attraverso le donne della Polizia di Stato, il ministro si è già attivato in questo senso, abbiamo incontrato il prefetto di Torino, sia una bella, una giornata in cui si rivive uno spazio di libertà, ma riviviamolo tutti con grande prudenza, e noi controlleremo insieme alle forze dell'ordine con grandissima, grandissima attenzione. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Grazie Presidente.